4 aprile, giornata internazionale contro le mine. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2005 ha dichiarato il 4 aprile giornata internazionale per la consapevolezza e l'assistenza nell'azione contro le mine. Dal 1997 lo specifico servizio UNMAS lavora per eliminare la minaccia rappresentata da mine e residui esplosivi di ogni tipo, coordinando l'azione delle Nazioni Unite, guidando le risposte operative con specifici standard, politiche e norme e sostenendo i singoli stati nell'applicarli. In quanto servizio specializzato dell'ONU, situato all'interno del Dipartimento per le operazioni di pace, l'UNMAS opera in base ai mandati legislativi sia dell'Assemblea Generale che del Consiglio di Sicurezza. Per oltre 20 anni il lavoro del Servizio d'Azione contro le mine è stato guidato dai bisogni delle persone colpite e adattato alla minaccia di pericoli esplosivi affrontati da civili, forze di pace e operatori umanitari. L'UNMAS opera per salvare vite, facilitare missioni delle Nazioni Unite e assistenza umanitaria, proteggere i civili, consentire attività di recupero e sostenere i diritti umani. In Italia la campagna «Se piovono bombe, gli ombrelli non bastano» è stata lanciata per ribadire la necessità di bandire l'uso di mine e munizioni cluster, bombe a grappolo, in ogni guerra e da parte di chiunque. Queste armi hanno effetti indiscriminati e disumani, provocano atroci sofferenze in chi sopravvive e restano letali anche in tempo di pace, impedendo il ritorno in sicurezza dei profughi e rendendo difficile la ricostruzione al termine dei conflitti.